Spesso credo di conoscere tutti i luoghi della cultura del nostro paese, ma puntualmente capito in un borgo o in una città e rimango stupita da nuovi tesori. Un forte medievale, una pinacoteca con opere uniche, delle rovine millenarie, un museo etnografico, una raccolta di arte sacra. L'Italia non smette mai di stupirmi. Ogni museo, un'emozione che ti fa crescere. Sono molti i musei che non conosci. Scoprili tutti su musei.beniculturali.it. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Devo stare seduto, stasera non mi devo alzare, questa è la punizione perché la Lazio ha perso, no, a parte gli scherzi. Buonasera a tutti e benvenuti a Olimpico, versione ridotta della trasmissione, ma appunto subito dopo la partita dei quarti di Coppa Italia Napoli-Lazio, vinta dal Napoli 1-0, versione ridotta ma comunque ricca di spunti, non soltanto la Lazio, ovviamente c'è anche la Roma, domani sera impegnata in Coppa Italia e poi alle viste abbiamo il derby di domenica prossima. Beatrice, buonasera. Beatrice Fiorentini. Buonasera Francesco. Allora, visto che andiamo di corsa, non mi posso alzare, mi hanno proprio mi hanno chiuso qui. Non ti vuoi alzare, tu non posso alzare. Neanche tu, ti devi alzare. Presentiamo subito gli ospiti, prima che tu presenti gli ospiti voglio ricordare la bellissima serata che sta vivendo Giorgio Martino, che non è qui con noi ma stasera avrà il riconoscimento, il premio Brera per questo nostro grande collega e insomma maestro per tanti di noi. Lo ritroveremo martedì prossimo. Allora Beatrice, presentiamo subito gli ospiti di questa sera. Sì, allora buonasera Alessandro Buttinelli. Buonasera a tutti. Buonasera Lorenzo Capezzuoli. Buonasera. E buonasera Fabio Carnevali. Buonasera. Devi sapere che con Fabio abbiamo visto la partita qui, sì, prima della, e anche con te naturalmente, prima della, della trasmissione Napoli-Lazio di Coppa Italia. Allora, possiamo direi cominciare ovviamente proprio a botta calda, perché più a botta calda di questo non si potrebbe dire, la partita è terminata 10 minuti fa al San Paolo. Allora, le istantanee, Fabio, di questa partita abbastanza particolare, forse una delle partite più stregate della stagione, questa qui. Hai detto bene Francesco, una partita stregata assolutamente, molto sfortunata per la Lazio. Se aveva avuto qualche episodio un po' fortunato l'ha pagato tutto insieme, due pali, due gol annullati, tanto gioco, Napoli chiuso a riccio per poi ripartire, però ecco, risultato secondo me molto ingiusto. Ingiusto lo trovi? Ingiusto, assolutamente. Diciamo che sulle occasioni, tutto il discorso che fai, ti seguo, ti chiedo al volo, ti aspettavi però una cifra di gioco superiore della Lazio? Perché è vero che Napoli si è chiuso a riccio, ha capitalizzato il gol dopo 1 minuto e 30 secondi, però appunto 1 minuto e 30 secondi, hai 89 minuti più il recupero per pareggiare, no? Per segnare, non sei riuscito, hai sbagliato un rigore, hai avuto altre occasioni. La cifra del gioco ti ha convinto o no? Ma probabilmente ha pagato. Era più farraginosa la manovra. Sì, ha pagato l'assenza di Luis Alberto, è inevitabile, però penso le occasioni ne abbia avute tante. È stata sfortunata perché poi, se andiamo a vedere gli episodi, il fuorigioco di Immobile, la palla ciccata da Immobile, la traversa, quindi ha avuto tantissime occasioni, almeno 5 non contate. Beh, quindi non fare nemmeno un gol oggi è stato è molto clamoroso. Difficile. Alessandro, la pseudo fortuna stasera ha voltato le spalle, giusto dire così? Una piccola pausa di una bella serie. La serie non era sulle coppe. La serie non è sulle coppe, è giusto che tu lo ripeta, perché giustamente la Lazio ha perduto anche nella fila, nella serie positiva delle vittorie in campionato, ha perduto nelle coppe, non mai in campionato. Sconfitte, una Glasgow e una, sì, Ren. Stasera si è un po' dimenticata della Lazio, la dea bendata, si è dimenticata un po'. Stasera? Abbiamo detto puoi riposare, oggi è un giorno di ferie, tocca taglio dopo. Tu non sei arrabbiato per questa sconfitta? No. Ma mi spieghi perché siamo, dovete sapere a casa che stiamo litigando da prima della fase della trasmissione, io e Alessandro Buttinelli, perché io sono arrabbiatissimo. Perché è una competizione, lo ero già ai tempi dell'Europa League, e la Coppa Italia è un'altra competizione che la Lazio tra l'altro deteneva. Cioè, Lazio era la squadra che ha vinto la Coppa. Invece Alessandro Buttinelli adesso ci dirà il perché. No. Non gliene importa granché. Ma perché? Ma non è che non me ne importa granché, per carità. Ma vincere tranquillo, se io e Fabio siamo arrabbiati. Vabbè. Perché ho solo un obiettivo, Alessandro. No, lo so, è capito. L'obiettivo è, c'è poco da fare. Magari chi troppo vuole nulla stringe. E la Coppa la vince. Perdonami, fammi fare l'avvocato del diavolo. La Coppa Italia quante partite sono? Cioè, tu passavi stasera e hai due semifinali. C'avevi la finale con l'Inter comunque. O con la Fiorentina. Penso con l'Inter è più facile. Non ti dispiace neanche un po' che ti abbiano scuscito? Sono abbastanza tranquillo, guarda oltre. Tu no? Sei arrabbiato, tu un pochino. Dai. Magari ci scusciamo la Coppa Italia e non la Supercoppa, ma che ne sai? Quindi ecco, vedi quanto è intelligente.
Senti, fammi andare da Lorenzo Capizzoli che ha seguito la partita per buona parte. Quindi, tra l'altro, il primo tempo hai visto, mi pare di aver capito, più ricco di episodi. Beh, insomma, è stata una partita vivacissima nel primo tempo. Diciamo che poi le due espulsioni hanno condizionato l'andamento. Sì. Se la Lazio fosse rimasta in 11 avrebbe secondo me dilagato. Invece il Napoli ha giocato bene, ha sfruttato bene anche l'espulsione di Leiva, che è stata sciocca perché un fallo non fallo e poi una reazione. Non era fallo, non era mai fallo, non era ammonizione, ovviamente poi la reazione costa l'espulsione, ma non era fallo in partenza. No, anche secondo me. Dopo sì, ma non è fallo. Fischiato come tale, ma comunque era un contrasto, perché poi si vede vista replay che prendeva la palla. Certo. Quindi addirittura un'ammonizione. Questo arbitro. Dove ha vinto Napoli, Lorenzo, secondo te? Ma innanzitutto si è chiuso bene. È stato anche un po' fortunato, poi pali da una parte, pali dall'altra, il rigore ciccato da Immobile sicuramente ha dato morale, forza, grinta al Napoli, che ha giocato praticamente sempre di rimessa, secondo me, e questa è stata la sua forza, diciamo, chiudersi a riccio bene per poi ripartire in velocità. È vero anche, diciamo, che era un po' la partita della vita del Napoli, no? Necessariamente dopo quattro sconfitte in casa, stasera io penso che loro abbiano avuto questa necessità di fare una partita molto verace, anche come anche spirito, no? Gli applausi del San Paolo alla sostituzione di Insigne, che era comunque sotto Ancelotti uno, diciamo, di quelli che ha fatto saltare la polveriera, che si è messo contro l'allenatore. Adesso con Gattuso forse è rinato un feeling. Ma vediamo. È prematuro per dirlo. Perché c'è delle curiosità, sì, vai. Io voglio dire una cosa a Fabio. Prima eravamo vicini quando vibrava il telefono con le notifiche. Anche tu hai visto la partita con Fabio? Certo. Ho capito. Quando arrivavano le notifiche su Immobile, no? E quindi i social scatenati. Tu che ne pensi? Scatenati in che senso? Nel senso negativo? Sul rigore, sì. Okay. È stato sfottuto molto. Ma dai laziali o dalle altre tifosi altre squadre? Dall'altra tifoseria. Hanno messo tutti gli episodi, cioè qualsiasi persona che cadeva, hanno detto, facevano il parallelo con la VAR, rivediamo il rigore al VAR. La mia vita può essere descritta con il rigore sbagliato di Immobile. Sì, sì, sì. È stato un episodio molto sfortunato, cioè rarissimo tra l'altro. Sì, anche perché poi nella stessa area di rigore nel secondo tempo c'è stata pure la mezza scivolata di Stracoscia. Ti fa capire che il terreno non era dei migliori in quell'area. Però succede, può succedere. Qualcuno ha rotto la coppa dell'olio là sotto. Non si spiega sto punto. Comunque ho capito perché Alessandro faceva... Non so pure io questo discorso. Perché ha paura di dover giocare la Supercoppa da tutte e due. Da vincitore della Coppa Italia. La Lazio una coppa l'ha vinta già quest'anno, la Supercoppa già l'ha vinta. Ma la stagione è già così. Parla dell'anno prossimo. Certo. La stagione è già così. Volevo chiedere, hai un'altra curiosità o vado dire? Andiamo avanti. Allora, volevo chiedere adesso. Sì, ma prima del derby, non è sbagliato quello che dici, Beatrice. Cioè i riflessi, no, le conseguenze. Adesso diceva Alessandro, non è nella fila delle partite vinte in campionato, questo non interrompe niente, cioè interrompe il cammino in una competizione, certamente, ma non in campionato, dove la Lazio è reduce da 11 vittorie di fila. Arriva il derby, ma arriva prima la partita di Coppa Italia della Roma domani. Vi chiedo, nell'ottica biancoceleste, poi dopo la affrontiamo nell'ottica giallorossa, nell'ottica biancoceleste, questo incidente, possiamo chiamare al momento solo incidente di percorso, che non abbiamo riprove sul campionato, un po' come l'Europa League potrebbe diventare un vantaggio a livello di dispendio di energie o un riflesso negativo dopo comunque una sconfitta, potremmo vederlo. Non credo sul discorso del dispendio di energia. La botta calda, quindi adesso erano due o tre partite in più nel computo totale, non era quello il problema. Io invece penso non ci sia un contraccolpo, perché si è visto anche durante la partita. In altre circostanze la Lazio sarebbe andata in bambola dopo quell'inizio del Napoli, poi ci siamo abituati alle ultime partite col Napoli. No, questo è vero, è rimasta sempre in partita. È rimasta sempre fredda, tranquilla della serie, sono più forte e vinco. Non gli è riuscito questa sera, incredibilmente. Però proprio questa consapevolezza, già leggi questa consapevolezza, penso che si caricheranno ancora di più per un derby che lì vorrà vedere. Dove Lorenzo è meno favorita adesso? Non sono d'accordo, io temo che... No, meno favorita, non ho detto è sfavorita, è meno favorita. Io penso negativamente la partita di domani, vedo la Roma che perderà. No, questo non la lo sappiamo adesso. Inzaghi deve essere bravo a riuscire a incanalare questa rabbia di questo risultato, esatto, comunque bugiardo, di questo assedio continuo che comunque non ha premiato. Secondo me la cabala anche ci si mette, l'11ª vittoria come la Roma di Spalletti, potrebbe essere al derby proprio la 12ª, allora doppio sorpasso, di nuovo in Coppa Italia, poi questo cammino da una parte, la cabala, ti ripeto,
lo scontro frontale però tu ti porti in avanti con ragionamento sulla scorta di una convinzione che hai appena espresso, che è quella che domani la Roma perda. Non sì. sappiamo questo non lo sappiamo, perché dobbiamo invece, e fammelo chiedere a Alessandro, analizzare l'ipotesi in cui la Roma espugni espugni lo stadium. A quel punto come, cioè, arriverebbero con due stati d'animo diversi le due romane al derby? Guarda, la Roma al momento è la terza forza del campionato per punti fatti fuori casa, quindi gioca meglio fuori casa che in casa, o meno raccoglie più. Sì, ma allo stadio ha una tradizione negativa. Allo stadio non ha mai vinto, no, forse una volta ha pareggiato. No, lo stadio ha sempre perso. Ha fatto tre gol, ne ha presi tantissimi. La cabala ha sempre perso. Però è una partita secca pure domani. La partita secca, il fatto che la Juventus dice fa il turno per la Juventus. Il turno della Juventus è che esce Dybala e gioca Higuain, che magari fa tre gol. Per la Roma è molto difficile. Certo che se la Roma dovesse vincere domani sera, si ribalterebbe psicologicamente forse per la partita di domenica. La Lazio perde poco a livello di spinta, di cose, perché il derby ti carica comunque. Rientrerà Luis Alberto, penso, non ci dovrebbero essere problemi su questa cosa. E Correa stasera ha giocato tutto il secondo tempo sostanzialmente, è uscito Caicedo. Non bene, però ha giocato. Vabbè, però recuperato. Però ha messo minuti, questo è importante. Passare il turno stasera avrebbe significato giocare il 2 febbraio contro l'Inter o la Fiorentina, il 5 febbraio contro il Verona, e poi vai a Parma, poi l'Inter. No, il 12 l'avresti riaffrontata l'Inter, magari. Il 12. Il 12 la Coppa Italia, sì. Esatto. E troppe partite, la rosa non è quella che è a livello di ricambi, di turnover, quindi è un bene essere usciti. Quindi Alessandro rimane bene. Dobbiamo convincere di questa cosa. Sono avvelenato. Ti stavo avvelenato, non c'è niente. Ti stavo ascoltando e cercavo di quasi di assecondarti, poi sono tornato in me. Niente, l'assicuratore non ha funzionato. Non so se chiuderò occhio su questo dopo questo. Francesco, forse è anche per la dinamica della partita di questa sera, perché se avessimo perso 2-0 direttamente avremmo fatto il suo discorso. No, ma perché lo dicevi prima, lo dicevi prima, la squadra è rimasta sempre in partita. Cioè, è chiaro che io so bene che è mancata un po' di brillantezza. Però ci guardavamo e cosa dicevamo, è impossibile perdere. È impossibile perché il livello di divario c'è. Però è mancata quella brillantezza, per esempio domenica con la Sampdoria, avete visto la squadra quanto è stata brillante e come si è divertita a giocare. Chiaramente stasera le difficoltà erano maggiori, anche l'ambiente, tutto quanto, la voglia del Napoli, però insomma quella fluidità che mi aspetto non l'ho vista. Poi le occasioni le ha create ovviamente il Napoli non ha rubato nulla, cioè il Napoli non ha rubato nulla, perché il Napoli ha fatto il gol, l'ha capitalizzato come diceva Lorenzo, e ha preso comunque due pali, cioè un palo netto alla fine e una parata un po' rocambolesca di Stracoscia che era un altro palo. Il Napoli non ha rubato, è la Lazio che paga un po' di sfortuna ma anche la minore brillantezza, questo fatemelo dire. Poi il campionato è un'altra competizione e gli stimoli nel derby sono stimoli, Beatrice, diversi, no? Domenica ci sono già, pensa, 53.000 spettatori già sicuri, e dovrebbero anche aumentare, no? Tu sarai allo stadio? Sicuramente. Bene, ci vedremo allo stadio, ma adesso ci vediamo un po' di pubblicità. Linea alla regia. Dalla grande bellezza di Roma puoi toccare il cielo con un dito. Un luogo unico, incantevole e romantico, in una cornice illuminata dalle stelle, per gustare una cena deliziosa. Solo al Ristorante Caffè Lo Zodiaco puoi avere tutto questo. Ristorante Caffè Lo Zodiaco, un posto magico dove trascorrere i tuoi momenti migliori con la musica dal vivo tutte le sere. Sono Andrea. Nel 1990, da un'intuizione di mio padre, è nata la GAM. Ci occupiamo di dare nuova vita al passato, rinnovandolo e donandolo al futuro.
Uniamo la passione per la storia alle più avanzate tecnologie ed a strumenti sofisticati. Digitalizziamo manoscritti, documenti, fotografie, disegni e quadri appartenenti a piccole o grandi collezioni, o semplicemente i tuoi ricordi. Studiamo con estrema attenzione ogni progetto, trattando sempre con particolare cura ed attenzione gli originali, indipendentemente dalle dimensioni e dal loro stato di conservazione. Elaboriamo, ottimizziamo e documentiamo immagini, oggetti e memorie, le vostre storie. Dedizione, professionalità, tradizione ed innovazione. Questo siamo noi. Spesso credo di conoscere tutti i luoghi della cultura del nostro paese, ma puntualmente capito in un borgo o in una città e rimango stupita da nuovi tesori. Un forte medievale, una pinacoteca con opere uniche, delle rovine millenarie, un museo etnografico, una raccolta di arte sacra. L'Italia non smette mai di stupirmi. Ogni museo, un'emozione che ti fa crescere. Sono molti i musei che non conosci. Scoprili tutti su musei.beniculturali.it. Eccoci qui, bentrovati, seconda parte di Olimpico e le nostre analisi, Beatrice, proseguono, no? Dopo la partita della Lazio, ma siamo paradossalmente alla vigilia di un'altra partita molto molto attesa, che è Juventus-Roma, domani sera, dove la tradizione non accompagna favorevolmente la Roma allo stadio da tantissimi anni, Lorenzo, però è una partita secca, lo dicevamo prima tra di noi, una partita secca, e la Roma è reduce da notizie positive, perché la Roma è quarta da sola in campionato dopo la sconfitta inopinata dell'Atalanta con la spalla in casa, un risultato pazzesco. La Roma è quarta, la Roma ha avuto una doppia risposta, vero? Sì. Positiva a Parma e a Genova, e insomma e Fonseca riesce, pur con tante assenze, a capitalizzare, a fare risultati. Uno spirito piuttosto positivo, no? Ma le assenze giustamente potrebbero essere davvero un problema per la Roma. Zaniolo, lo sappiamo, ha finito la stagione. Dzeko domani sarà squalificato. Dobbiamo giocare con Kalinic davanti. E quindi il problema è questo. Kalinic finora non ha assicurato neanche un gol, se non vado errato. Mm-hmm. Ha fatto girare diversi palloni, però non abbiamo un terminale d'attacco concreto, sicuro, certo, che permetta di sfruttare le tante palle. Come imposterà la partita, secondo te, Fonseca? Visto che appunto Kalinic non è proprio il massimo attualmente, no? Come vena realizzativa. Non mi stupirei se si ispirasse Fonseca alla doppia vittoria che ha fatto la Lazio. Ripartenze veloci, gioco fluido, anche perché davanti oggi la Roma è debole, senza Dzeko, ripeto. Abbiamo Under, Pellegrini. Abbiamo Under, Pellegrini, Kluivert. Il problema è che questi tre corrono molto, a parte Pellegrini che qualcosina realizza. Kluivert e Under sono ancora un po' evanescenti, secondo me, quindi bisogna cercare di sfruttare il più possibile la loro corsa per colpire in contropiede. Chiedo a Fabio, la Juventus, c'è una possibilità che snobbi questa partita? No, conoscendo la Juve, feroce. Una possibilità, neanche quella c'è. Feroce su tutte le partite, grande organico, può cambiare tantissimi giocatori. Non è snobbiata. Non vedo proprio la possibilità. Magari, ecco, ci può essere, visto che la Roma sono tantissimi anni, cioè non ha mai vinto, abbiamo già detto prima, allo stadium potrebbe esserci, no? Il famoso, la cabala all'inverso, perché anche la Lazio quest'anno ha sfatato tutti i tabù che poteva sfatare. Quindi, la famosa prima volta. Alessandro? Sarà una partita, penso, equilibrata. Tanto Fonseca stasera si è visto la partita della Lazio e ha visto come gioca il Napoli. Ha tratto spunto, dice. Ha tratto spunto, sì, si riproporrà. Sì, ma ha visto Lazio senza Luis Alberto. Vabbè,
Eh no, se permetti, quello fa differenza. Va bene così, no? Meglio, no? No, ma cambia molto, vuol dire che cambia tanto. Luis Alberto è decisivo per la Lazio, c'è poco da fare. Come dico sempre, lui, ma vedo che non mi riesci a seguire su questo, come dico sempre, lui non ha un ruolo. Luis Alberto? Ha un compito. Ma certo. Molto diverso il ruolo e compito. Si è vista a Brescia, senza il Luis Alberto. Vuol dire far girare una squadra che gioca a memoria, un ruolo è un ruolo, cioè, appunto. Questa è la differenza. E senza... A Brescia si è visto, è mancato proprio il gioco, è mancato proprio la... E stasera la presenza che dicevo è questa, ragazzi. Vabbè, si è riposato, va bene. Anche lei si è riposato stasera. Un po' forzata questo riposo, però si è riposato anche lei. Cataldi non si è riposato, però stiamo parlando della Roma adesso. La Roma io penso che perderà domani sera. Perderà perché la Juventus è arrabbiata, la Juventus ha perso la Supercoppa. Non è arrabbiata, non è prima classifica. La Juventus? È arrabbiata. Anzi, ha allungato sull'Inter. Allungato sull'Inter, ma non sulla Lazio, che sta potenzialmente a meno 3. I giornali puntano, i giornali dicono che la Lazio mette l'Inter nel mirino. Però magari il giornale dovrebbe pure fare i conti che manca una partita e la dodicesima vittoria. Quello metti in mirino quello perché virtualmente se tu batti il Verona hai superato l'Inter. Sì, ma come lo leggi sul giornale così veloce, chi lo legge diversamente. E poi la dodicesima vittoria sarebbe stata, in caso vincesse la Lazio con il Verona, non con la Roma. La Roma magari domenica stopperà queste 11 vittorie consecutive della Lazio. Questo è giusto come... No, come... Però attenzione, per il calendario in verità dovrebbe, recuperando la partita col Verona, in caso di vittoria, dovrebbero contare comunque le 12 vittorie. Sì, ma tanto alla fine... Io a queste cose non guardo mai. Però mi dice che essendo un recupero, sì, una partita che doveva essere già giocata in precedenza, in caso di vittoria, certo, si conterebbe nella striscia delle 12. Io quello leggo da A, l'ha vinta tutte, non può contare. Qual è il nodo del contendere? Che recuperando la partita col Verona, vincendo la partita col Verona, hai vinto comunque 12 partite consecutive. Sul calendario. Però ha ragione, cioè di fila. Sì, no, non avevo capito, chiedo scusa. Quello dicevo, però alla fine non conta niente, alla fine conta solo chi vince a giugno, a maggio, quando finisce quest'anno, a maggio, ci sono gli europei. Senti, allora Beatrice... Cambiamo. No, nel senso, devi dirci una cosa, ma Alessandro proprio vuole vincere, vuole lottare, sì, per Alessandro, scudetto. L'abbiamo capito, ti vedo, no? Bello rilassato. Allora, tu sei... Adesso usciamo dalle ipocrisie, dai discorsi, eccetera. Hai capito che Alessandro vede la Lazio lotta per lo scudetto? Sì. Perché tu no. E non ragiona. Io sono il conduttore. Il conduttore. Te lo dico un altro momento. Alessandro non ragiona partita dopo partita, però. Allora, mi dici, però me lo devi dire. Ascolta in un minuto. Stavo parlando della Roma. Della Roma, infatti non è giusto. Però diamo una parentesi di 40 secondi. Mi devi dire i pro perché la Lazio si è in lotta e i contro perché la Lazio non si è in lotta. Allora, il pro a maggior ragione dopo stasera è che la Lazio non ha più le coppe. Perfetto. L'Inter ha l'Europa League, che è peggio della Champions League. La Juventus ha vinto 8 scudetti di fila. Di fila, non di fila. Parla italiano. Di fila. 8 scudetti di fila. E magari lo molla come il Manchester City ha mollato. Come magari il Manchester City. Contro? Dai, ti ho capito, i contro? Quali contro? Io ho detto però i contro. Non c'è stanno. Basta, non ti voglio più sentire perché anche per questioni scaramantiche. Ma io sono scherzo, parliamo. Allora, vai. Spostiamoci un attimo sulla Roma, Francesco. Sì. Lorenzo, parliamo di scambi non riusciti. Allora, mi piace questo titolo. Giallo rossi ritrovati. Ah, parlavi di un Dere Spinazzola. Sì. Pronti con le valigie in mano, già uno spedito a Milano, l'altro Politano già a Roma con la sciarpa, E invece no. Io avevo letto anche il Polit. Ah, no. Tipo, no, purtroppo. Credo che tu l'abbia peccato. Aspetta, perché su questo argomento credo che Beatrice abbia le parole di Spinazzola, sì, proprio, no? Che se devo dire la verità, insomma, avrà avuto tanti problemi fisici, eccetera, però è stato un po' maltrattato, un po' un pacco postale, insomma, no? In questa settimana, questo non mi è piaciuto affatto. Qualcuno ha sbagliato con il ragazzo, non è giusto. E credo che Beatrice abbia proprio le parole di Spinazzola. Spinazzola decisivo col Genoa, causa l'autogol. E credo che lui si sia espresso sì, in queste ore. Lo leggiamo. Vabbè, sì, sto bene, e adesso sto alla Roma. Mi sembra una follia che io sia rotto. Questo è il concetto, no? Capito? Sì, vai. Ho corso tanto, mi sono allenato da solo a Milano, in palestra, l'ho fatto anche quando sono tornato a Roma. Sono tornato venerdì con una carica maggiore perché hanno detto che ero difettoso, però gioco da anni senza che nessuno dica niente. E qui dice, allora tutti i medici sono incompetenti. Oggi ho giocato bene, ho corso per tutta la partita, sono contento di questo, sono tornato a Roma più carico di prima, i tifosi mi hanno appoggiato e li ringrazio. No, grazie Beatrice, ma questo è un discorso giusto, cioè io sono molto allineato al ragazzo, cioè ha fatto...
è uno sfogo legittimo, no? Anche abbastanza educato, diciamo, no, pure. Il ragazzo è educato, ma lo sfogo è legittimo, cioè gioca da anni, cioè, ma mi viene da ridere che io sono rotto, insomma. E qualcuno tra Inter e Roma, a livello di società, forse più in caso, in questo caso l'Inter, sembrerebbe che si sia bene, no? Sembra quasi come se l'Inter si fosse rimangiata la parola, l'accordo, una volta già tutti pronti, le visite mediche già fatte, ci tiriamo indietro. Oh, Spinazzola lo confermereste domani sera? Le alternative sono giocare con Kolarov a sinistra. Hanno scontato la giornata in campionato. Sì, il problema è che Kolarov, le ultime partite che ha fatto, sembrava poco lucido. Forse proprio paga un po' l'età, un po' il fatto di non avere proprio una riserva naturale all'interno della rosa. Quindi tu confermi Spinazzola? Meglio del Kolarov appannato? Certamente. Meglio del Kolarov potente e forte a cui siamo abituati? No. Dipende. Forse ci può stare che domani giochi Spinazzola e nel derby giochi Kolarov. È probabile. Hai altre dichiarazioni? No, di Spinazzola ce l'hai dette. Sul mercato, in realtà poi questo discorso di Politano non si è proprio chiuso. E so anche che la Roma starebbe pensando a Shaqiri, perché il Liverpool ha aperto un po' al prestito. E ci sono anche questa idea di Suso Under, però pare che Petrangi non voglia cedere Under, no? Anche perché Suso sta facendo comunque malino, Anche perché Shaqiri pure qua in Italia non è che fece benissimo. A me piace molto quel giocatore. Noi ce lo ricordiamo per l'Inter, sì, non però fece come dire, non lasciò un segno indelebile. Bisogna vedere se poi con l'età è cresciuto, se si è ritrovato magari in Premier anche un po', anche lì una scommessa di quelle che rischi anche di puoi anche perdere. Lasciare il certo per l'incerto? Non lo so, sono scettico anche lì. Teniamoci, diciamo, quello che abbiamo, anche perché non è che andrebbe a colmare il vuoto, diciamo, di un fantasista come Zaniolo, ne dubito. Allora, ci avviciniamo poi al derby. Sì. Dopo questa giornata di Coppa Italia, insomma, che per il momento è negativa. Vediamo domani la Roma. Tra l'altro, Francesco, ho letto una dichiarazione di Fonseca dove dice: sì, spero che Perotti recuperi presto in tempo per la Lazio. Ah, eh sì, perché di tutti gli assenti, Beatrice e Perotti forse è l'unico che potrebbe mi pare recuperare. Un che po'. Né Pastore né Mkhitaryan, insomma, possono rientrare. Infatti Fonseca non ama molto cambiare, neanche può cambiare così tanto. La Roma giocherà questo derby da quarta, domenica avremo Torino-Atalanta, non so se sabato domenica, ma avremo un turno bellissimo, perché abbiamo, senti, Torino-Atalanta, quindi comunque l'Atalanta è in zona Champions, abbiamo Napoli-Juventus domenica sera, dopo il derby Roma-Lazio, e c'è Inter-Cagliari, sempre non mi ricordo se sabato o domenica. Domenica a mezzogiorno. Ecco, grazie a Maurizio. Domenica a mezzogiorno Inter-Cagliari, ecco qui abbiamo il programma. Roma-Lazio nel posticipo pomeridiano, Napoli quello serale della domenica, mentre l'Atalanta giocherà a Torino sabato sera. Insomma, ragazzi, facciamo una panoramica flash, è un turno importante anche nell'ottica dello scudetto di Buttinelli. Partiamo da Fabio prima. Buttinelli lo teniamo a bada. Sì, perché il Napoli si rilancia dopo la vittoria. Potrebbe farci un favore. No, vedi, allora, vedi onestamente che Napoli è in grado di fare una partita vincente con la Juventus? No, il Napoli di questa sera mi è parsa veramente poca cosa. È vero che... E la Juve non è la Lazio, dice. Aveva tanti assenti, questo sì. Però una squadra sarà anche complice Gattuso, l'avevamo già visto col Milan, che fa giocare queste squadre molto chiuse, molto antica partire. Questa squadra di sì, veramente antica. Poca roba stasera, non credo che possa rientrare nemmeno un discorso di UEFA, non lo vedo proprio. Allora Napoli-Juventus la vedi favorita, la Juventus. Inter-Cagliari è scontata la vittoria dell'Inter? Come sta l'Inter adesso? È scontata no, però la vedo molto favorita. Ok. Torino-Atalanta credo che non sia una passeggiata. Torino-Atalanta è una partita dura in questo momento, perché se stiamo all'ultima Atalanta... Non vi sto chiedendo del derby, ve lo chiederò del dopo. Del derby non ne parliamo. Andiamo c'è una Fiorentina-Genova, con un Genova ultimo in classifica. Allora, intanto chiedo a Maurizio se mi tiene in sovrimpressione il programma, gentilmente, del prossimo turno. Lorenzo, facciamo una panoramica rapida su queste partite del derby tra un attimo. Torino-Atalanta, Inter-Cagliari e Napoli-Juventus. Beh, Torino-Atalanta, l'Atalanta deve cercare di... deve sperare anche nella vittoria della Lazio per cercare di raggiungere la Roma. Sì, ma il tuo pronostico? Secondo me l'Atalanta parte favorita sul Torino, così come parte la Juve, perché comunque Napoli-Juve, non ci dimentichiamo che è una di quelle classiche
romantiche, nostalgiche quasi, però non bisogna tenere conto anche della classifica, una è prima, l'altra è undicesima, sopra c'è addirittura l'Hellas Verona, sopra il Napoli. Roma-Lazio ne parliamo dopo, abbiamo detto. Inter-Cagliari, io sono fiducioso nella vittoria dell'Inter tranquillamente, anche perché il Cagliari... Tranquillamente? Sì. Ma l'Inter, l'avete vista la partita di Lecce con l'Inter o no? Sono tutti uguali, gioca malissimo. L'Inter gioca male. Gioca male ma realizza. C'era chi, anche chi accusava Conte. Cioè Lecce, Lecce ha preso un palo, un rigore dato e poi negato. Cioè Lecce ha strameritato il pareggio. Nettamente. L'hanno presa sotto gamba. Ma e d'altra parte Conte ci ha detto che, cioè, ci ha detto una cosa che sappiamo. Se non giocano a 200 all'ora la qualità è quella che è. E la Juve è molto più forte e credo che anche la Lazio giochi meglio dell'Inter, insomma. Però, per carità, poi ci sta che Lukaku risolve la partita, chiaramente no. Prima di passare al derby, ci sì. stavi, mi stavi dicendo qualche cosa sulla formazione di domani della Roma. Sì, ballottaggio Cristante Veretout. E ricordiamo anche che non c'è, lo diceva prima Lorenzo, non c'è Dzeko. Sì. C'è Kalinic, Dzeko torna in campionato con la Lazio. Cristante Veretout, chi gioca a fianco di Diawara, Lorenzo? Io spero Cristante, a me è sempre piaciuto molto. Di avere tu, l'ho visto anche lui un po' appannato. Diawara è titolare in amovibile. Diawara ormai sì. è diventato un sì. talismano, diciamo così. No, ma gioca bene, sta giocando sì. bene, devo dire la verità. Molto. Diventa un, quasi un metronomo vecchio stile. E Cristante non potrebbe giocare dietro tra i tre in difesa, come ha fatto a Parma? Forse in fase di copertura diventare un difensore aggiunto, però non lo vedo proprio bene. Partito a tre a Parma con lui, eh? Non l'ho visto particolarmente, come dire, a suo agio. Ha giocato una discreta partita, ma non so se riazzardere l'esperimento. Ok. Perché una volta che è andato bene. Ok. E proiettiamoci allora, eh? Che ne dici su questa stracittadina da 53 al momento, ma immaginiamo che arrivano a 60.000 gli spettatori, no? Ricordiamo che i tifosi della Lazio non possono acquistare biglietti per la Tribuna Tevere. Ok, quindi soltanto sì, allora le prepariamo, chiedo ad Alessandro o... Alessandro, sei pronto a leggercene? Io o ce le legge Fabio? No, critica all'arbitro, Fabio, allora leggiamo perché Fabio. Alessandro questa sera no. Scusa, le facciamo leggere, dammi il telefono perché facciamo un'operazione in diretta, chiedo scusa. Beatrice, allora queste sono le dichiarazioni di Simone Inzaghi subito dopo la parola, subito dopo la partita, per cui ti invito a leggercele. Vai. Sì, seconda. Ha sbagliato Leiva, ma sicuramente la prima ingenuità è stata quella dell'arbitro, perché il ragazzo ha preso la palla ed è stato pure ammonito. Chiaramente un giocatore della sua esperienza non doveva reagire in quel modo, ma tutto è dipeso dalla grande svista dell'arbitro. Però dobbiamo andare avanti, abbiamo fatto una grande partita e può capitare di perdere una partita ogni 15, giustamente. Da quello senso. Dominata quasi sempre dalla Lazio. Queste sono le prime dichiarazioni, grazie a Fabio, quindi giustamente punta il dito su questo non fallo di lei, insomma. Non fallo. Fallo, non fallo, appunto, cioè, può capitare anche di me. Ha sottolineato dopo 15, Cioè, non è che tanto per dire, è vero, insomma, e se tanto mi dà tanto la Lazio perderà tra altre 15 partite. Cioè, senza tre palle le coppe sono finite quindi e poi finisce pure il campionato, però. Guarda come lo dici. Bene. Bene, ma mi piace questa tua... Guarda, sono con te su questo, sono spirito avventuriero di vincere, provare ogni partita a vincerla. E quello mi forza. Non sono d'accordo affatto sulla poca rabbia che hai per la Coppa Italia. Sono avvelenato per questa cosa. Perché poca rabbia era... Per l'Europa League era arrabbiato, ma non la Coppa Italia è qualcosa che la Lazio ha dato tanto in questi anni. Dispari. Ha dato tanto in questi anni. Facci caso, anni dispari. Vabbè. Ce ne faremo una ragione, Beatrice. Parliamo del derby Roma-Lazio. Allora, si gioca in casa della Roma, dove la tradizione notoriamente è favorevole alla Roma. La Roma ha 38 punti, è quarta da sola, a meno 7 sicuri dalla Lazio, forse meno 8, forse con meno una 10 partita. Appunto, forse meno 8, forse meno 10, forse meno 7 sempre. Me lo dite, per chi è più importante questa partita? Al netto degli obiettivi dichiarati, che sono tutte e due le squadre di Champions League, però la classifica è un po' diversa, no? Fabio, perché è più importante questo derby? È importante per tutte e due, la Lazio per i rinnovati obiettivi di Buttinelli di raggiungere la quella tenuta per 4 mesi, ne riparliamo. Però Beatrice, sono solo i suoi, non sono i nostri, quindi non... La Roma, tanto più che l'Atalanta ha fatto quel passo falso clamoroso con la spalla ieri, di distanziarla. Quindi non c'è una squadra che ha più interesse? Sicuramente, cioè... la Lazio cambia poco in ottica champion, quarto posto.
Però se vuole aspirare a qualcosa di più, deve vincere. Deve vincere. Deve, certamente. Lorenzo. Ma perdere una stracittadina non è mai una cosa facile. Giocare per il pareggio anche viene visto male, tutte e due se ne vanno a contendere. La Roma per cercare di prendere una boccata d'aria sia dall'Atalanta che a riavvicinarsi alla Lazio. La Lazio per continuare a sperare, a volare, ad andare avanti. Perché siamo tutti d'accordo che la Lazio è già da un po', come abbiamo detto, la squadra del momento, la squadra da battere, la squadra più in forma. E quindi la Lazio potrebbe voler continuare questo... questo suo sogno, arrivare appunto alle 15 vittorie anche in campionato, già puntare alla dodicesima e superare, ripeto, la Roma. Sono già tante, moltissime, ci può stare sempre un inciampo, una cosa. Io la vedo comunque... In chiave Lazio, guarda, l'unica cosa che deve fare Lazio è giocare partita per partita, senza pensare ai record, perché altrimenti... Ma bravo Inzaghi su questo, a tenere la testa sul campo. Ma secondo me, guarda, l'ha dimostrato anche nella sconfitta di stasera, diceva Fabio. Non ha mollato. Sai, in altri tempi è vero questo, la squadra si lasciava andare. Sì. Di fronte a tante situazioni anche un po' sfortunate, invece è rimasta dentro la partita fino al 90, cioè l'abbiamo vista fino all'ultimo secondo, con un palo clamoroso, cioè che la traversa ancora, anzi la traversa, vabbè, quindi la vedi anche tu in ugual misura importante per entrambe, insomma. Sì, poi non dimentichiamoci che ci sono tutte le partite, poi c'è il derby di Roma. Ecco, però su questo discorso, stavolta è un derby, non soltanto derby, no? Conta per la classifica veramente. È un derby da Champions League, intanto perché sono entrambe le squadre dentro la Champions League. Come ogni derby, la cosa più importante di ogni derby è non perderlo, primo, e poi si gioca. Tornando al discorso prima, tu mi dicevi i pro. Perdonami, il derby d'andata fu giocato da entrambe per vincere. E deve andare, fu la partita più pazza del mondo. 4 pari a 2, cioè una cosa la partita più pazza del mondo, 4 pari la Lazio, 2 pari la Roma. 10 minuti, cioè una cosa... Sembrava un film. Penso se tanto mi dà tanto che sia... La Lazio giocò meglio, però la Roma prese il palo in terra. Zaniolo poteva andare 0-2, cioè certo. La partita che poteva finire in tanti modi. E segnò Luis Alberto il pareggio. Il gol del pareggio. Domenica la vedo una partita tattica, non la vedo con tanti gol, sai? La vedo diversamente rispetto... Tu hai curiosità sul derby? Io non parlo sul derby. Ok, allora io faccio devo chiedere un 30 secondi ciascuno. Le armi, Fabio, però me lo devi dire in 40 secondi tutte e due. Le armi della Roma e le armi della Lazio, Fabio. Della Roma... Meglio, come la vince la Roma e come la vince la Lazio? Guarda, in questo momento non saprei dirti esattamente alla Roma perché gli mancano... Insomma, il modello ce l'abbiamo in testa di come gioca la Roma. Sì, diciamo che il punto importante da Roma sarà sicuramente Dzeko, che abbiamo visto quando c'è e quando non c'è. Pellegrini, se segna o non segna, come? Pellegrini, assist man, viene da un periodo felicissimo di gol e di assist, e quindi sicuramente, ecco, abbiamo citato i due giocatori che forse potrebbero fare... Come vince la Lazio? La differenza... La Lazio vince con la rabbia di Ciro Immobile, che vorrà farsi sicuramente riscattare senza zolle, senza zolle, e soprattutto dalla maestria e dalla direzione di gara, diciamo, non dell'arbitro ma di Luis Alberto. Lorenzo, rapidamente perché abbiamo 2 minuti. La Roma vince in velocità e cercando di sfruttare Dzeko principalmente, non tanto come goleador ma come boa. La velocità di Under e Kluivert, spero. Okay. La Lazio potrebbe vincere per la sua fantasia, la sua voglia di correre ancora e dalla fame anche che ha forse in questo momento più di tutte le altre di ottenere qualcosa. Ok, Alessandro? La Roma c'ha il portiere, bravo, penso migliore del campionato in questo momento, ha fatto delle parate a Genova anche strepitose. Penso che si giocherà tutto sui due portieri, Stracoscia oggi non molto impeccabile direi. Capita anche a lui, capita ogni tanto, sì, poi fa anche belle parate. E poi duelli Smalling Immobile e Acerbi Dzeko. Acerbi Dzeko è sempre il duello da 2 anni del derby. Quindi la Roma lo vince come? La Roma lo può vincere con un portiere che salva il risultato, come è successo anche all'andata. E si giocherà sulla fascia sinistra della Roma. Lazzari-Kolarov potrebbe essere il duello decisivo della partita. Lui l'ha fatto in tutte e due le chiavi, l'hai mescolato. E sì, tu sarai sugli spalti, no, dello stadio, ovviamente, olimpico. Pronostico, no, tu qual è? Non lo vuoi. Non lo fa. Stasera non si sbottona, non si sbottona affatto. Va bene, io vi ringrazio. Sono stata rimproverata l'altra volta. Ecco. Dei pronostici? Allora, non ci hai preso? Ce l'avete pronostico al volo? Come ce l'abbiamo? Fabio. 3-1 per la Lazio.
Segnalo, segnalo, Beatrice, poi 3-1 per la Lazio anch'io. Per altre ragioni, vai 1-1. Ho detto, ma io 2-1 per la Lazio. Ok, io ve lo dico la settimana prossima. Me lo gioco e poi no, però me lo gioco, non vi preoccupate. Va bene, io ringrazio Beatrice, ringraziamo Fabio Carnevali. Grazie Fabio, poi Lorenzo Capezzuoli. Capezzuoli e Alessandro Buttinelli. Buonanotte. Alessandro lo ringraziamo anche perché ti do un abbraccio forte perché la nonna non sta benissimo e lui stasera si è veramente scapicollato da fuori per raggiungerci, quindi la professionalità di Alessandro la voglio ringraziare. Un bacio alla nonna, assolutamente, forza Alessandro affinché si riprenda la nonna, un abbraccio a Beatrice che ti ringrazio naturalmente, un abbraccio a tutti voi e a chi ha lavorato per noi. Ci vediamo in versione standard martedì prossimo alle 22. Grazie Beatrice. Grazie a te Francesco. Buonanotte a tutti. Spesso credo di conoscere tutti i luoghi della cultura del nostro paese, ma puntualmente capito in un borgo o in una città e rimango stupita da nuovi tesori. Un forte medievale, una pinacoteca con opere uniche, delle rovine millenarie, un museo etnografico, una raccolta di arte sacra. L'Italia non smette mai di stupirmi. Ogni museo, un'emozione che ti fa crescere. Sono molti i musei che non conosci. Scoprili tutti su musei.beniculturali.it.